È un primo importante risultato, ma che sarà il primo di tanti altri che si susseguiranno. Ovviamente l'entità della somma di questo adeguamento sismico è naturalmente inferiore alle altre scuole della città di Teramo, che saranno ovviamente adeguate sismicamente nel più breve tempo possibile. Siamo addirittura d'arrivo. Purtroppo ci sono state delle problematiche più amministrative che non tecniche, ma le abbiamo risolte e adesso andremo speditamente ad aprire i cantieri affinché tutte le scuole possano essere adeguate. Era un primo risultato importante. Quello di Villa Ripa rappresenta un'inversione di tendenza rispetto al passato, perché questa amministrazione aveva promesso la riapertura di questa scuola ed è stata una promessa mantenuta, a scapito di tanti che dicevano che era impossibile. Noi l'abbiamo voluta mantenere convintamente. Il numero degli iscritti, 20 iscritti, rappresenta un segnale importante. C'è una necessità di caratterizzare anche un territorio attraverso la scuola. La cultura è un investimento per il futuro. Caratterizzare l'investimento, la cultura nelle frazioni, nei nostri borghi, significa mantenere le persone all'interno dei quartieri, delle frazioni, di questi splendidi borghi. Villa Ripa rappresenta sicuramente un unicum e nello stesso tempo questa scuola, che prima veramente era una delle migliori scuole dell'infanzia, tornerà ad esserlo, sia sotto un profilo strutturale ma anche sotto un profilo didattico. Ed è un risultato che, come ha detto lei, a breve riguarderà tutte le altre scuole. Sì, riguarderanno tutte le scuole che sono state interessate, partendo dalla San Giuseppe, la Savini, la De Jacobis, saranno tantissime. Guardate, veramente i cantieri che andremo ad aprire, ovviamente con una piccola differenza, che in funzione della dimensione della scuola e dell'entità del finanziamento, le gare e le procedure sono ovviamente un pochettino più complesse. Ci sono state delle situazioni che in qualche modo hanno potuto ritardare, ma vi posso garantire che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, andremo ad approvare i progetti, alcuni preventivi e poi subito dopo quelli definitivi, perché saranno dei preventivi spinti, quindi voglio dire saranno già un progetto quasi definitivo, ma nello stesso tempo entro la fine dell'anno, quantomeno nei primi mesi del 2023, apriremo i cantieri. Naturalmente questo edificio rientra nella cosiddetta ordinanza Teramo, un'ordinanza speciale in attuazione del decreto legge semplificazioni, che consente appunto un'accelerazione delle procedure rispetto a quelle ordinarie. La struttura commissariale in questi ultimi anni ha cercato di sburocratizzare non solo attraverso delle ordinanze, ma anche recependo delle norme nazionali che appunto consentono, ci auguriamo, questa semplificazione e sburocratizzazione rispetto alla procedura ordinaria. La ricostruzione a Teramo come sta andando? La ricostruzione a Teramo, naturalmente in termini generali posso dire bene, però è trainata senz'altro dalla ricostruzione privata. Per cui adesso, attraverso queste procedure acceleratorie, ci auguriamo che da qui a poco tempo si possano inaugurare tante altre strutture già finanziate.